Ciao, bentornati! Dopo il video, Hans Zimmer parla della colonna sonora di Superman vs. Batman. Aspettatemi lì. Ti sei sposato ora, non sei felice? Sì, sono felice, ma io mi sono sposato per avere altro. Io almeno vorrei un figlio. Vorrei la cosa più bella che esiste, un figlio. Figlio, Marco. Io lo so che tu sei capace di amare. Lo so che saresti un buon padre. La posizione della Chiesa la conosci. Gente è ancora peggio. Loro hanno paura di ciò che non capiscono. Ma senti, Rubino, ma tu lo sai. Io sono innamorato da 11 anni di un uomo. Se mi sono sposato con una donna, è perché voglio avere una famiglia vera. Una famiglia vera con i figli. Marco, tu non puoi. Ma come non posso? Come non posso? Forse perché non so amare? Forse non so educare un figlio? Io ho nascosto la mia omosessualità per avere un figlio che altrimenti non potrei mai avere, mai. Tu me l'hai detto che davanti a Dio siamo tutti uguali, non c'è distinzione fra amare e amare, cioè non c'è differenza. Albino, dai, come vengo ripagato io? Vuoi che vada via? Vuoi che vada via, Albino, che non torni più da te? Marco, aspetta. I figli sono un dono della provvidenza. Sì, ma speriamo che la provvidenza non ci ghettizzi anche lei, capisci? Marco, tu hai fiducia in me? Sì, che ho fiducia in te, Albino. Ecco, allora devi avere fiducia. Devi avere fede e devi confidare nella provvidenza. Il compositore Hans Zimmer, già presente nel cast artistico di tutte e tre le pellicole realizzate per il Batman di Nolan, ha parlato del sequel de L'Uomo d'Acciaio durante la premiere londinese di Rush. Zimmer ha rivelato che il suo lavoro non sarà affatto semplice. Per farlo nel modo migliore dovrà realizzare un nuovo Batman. Chissà cosa avrà voluto dire. Riguardo Ben Affleck, Zimmer ha elogiato questa scelta da parte della produzione dicendo che è un gran regista, intelligente e che non avrebbe accettato se avesse pensato di sbagliare. Man of Steel 2 sarà al cinema il 17 luglio del 2015. Nel cast vedremo Henry Cavill, Amy Adams, Ben Affleck, Lawrence Fishburne e Diane Lane. Il film sarà diretto da Zack Snyder. Per oggi è tutto. Potete anche seguirci su Twitter @filmisnow. Ciao, alla prossima!